Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre, egli vi darà un altro paraclito perché rimanga sempre con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Il brano del Vangelo di Giovanni che in questa sesta domenica dopo Pasqua stiamo ascoltando è in continuazione con quanto abbiamo ascoltato domenica scorsa nella quinta domenica di Pasqua, detratto al discorso che Gesù ha fatto nell'ultima cena, e Giovanni ha ripreso con queste caratteristiche così straordinarie del dialogo che Gesù fa con i suoi discepoli in vista sia della passione, morte e risurrezione, ma soprattutto della venuta dello Spirito Santo. E difatti noi la settimana prossima celebreremo l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo e poi la discesa dello Spirito Santo, concludendo così questo periodo straordinario della Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo, una luce che sicuramente è stata presente nella nostra vita in questo tempo pasquale. Adesso sta a noi, in questa domenica sesta del tempo dopo Pasqua, di accogliere questa parola e farla nostra e fare in modo che realmente quanto il Signore ci ha annunziato possa far parte della nostra vita. Infatti, cosa dice Gesù a noi tutti? Lo dice ai discepoli e anche noi. Vogliamo essere discepoli del Signore. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. C'è un rapporto stretto in questo caso tra l'amore e la fede. Fede e amore si richiamano vicendevolmente, questa fede in Gesù Cristo e questo amore verso Gesù Cristo. Lo stesso amore che Gesù ha nei nostri confronti, tanto che proprio in quella sera Gesù dirà ai suoi discepoli: da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri. Ed è proprio questo amore che rende possibile per noi questa accettazione dello Spirito Santo, questa presenza dello Spirito Santo. E così Gesù dice nei confronti dei discepoli: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Gesù sa benissimo cosa lo attende. Gesù sa benissimo che adesso ci sarà la passione, la morte, e dopo la risurrezione Gesù assicura la presenza di questo avvocato, Paraclito, è uno dei modi con cui Giovanni, dei cinque modi con cui Giovanni chiama lo Spirito Santo, avvocato difensore. Perché? Perché è proprio lo Spirito Santo che difende la comunità cristiana, difende Gesù Cristo dall'aggressione del mondo. Dice infatti Gesù: io sono venuto per contrastare la mentalità di questo mondo. E lo Spirito Santo, una volta che Cristo ascende al cielo, che Cristo andrà alla destra del Padre, in quel momento lo Spirito Santo sarà il nostro avvocato, quello Spirito, dice ancora il Vangelo, di verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Ancora una volta si fa riferimento all'esigenza per noi, sempre attuale, della conoscenza di Gesù Cristo e del vedere Gesù Cristo nella nostra vita. Senza questa esperienza di conoscenza di Gesù
questa esperienza di Gesù Cristo nella nostra vita, è impossibile che noi possiamo vedere le opere di Dio. Ecco perché dice: il mondo non può ricevere che non lo vede e non lo conosce. E poi, rivolgendosi ai discepoli, dice: voi lo conoscete perché egli vi ama e rimane presso di voi e sarà con voi. Poi Gesù dà un'indicazione quasi di consolazione: non vi lascerò orfani, verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Ecco, c'è questo richiamo ancora a quello che sarà la sua passione e morte e poi la sua ascesa al cielo. Gesù conclude questo discorso della 26ª domenica del tempo dopo la Pasqua con queste indicazioni: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva. Quindi non è soltanto importante conoscere la legge del Signore, conoscere i comandamenti, ma è importante l'osservanza, tanto che Gesù dice: i miei discepoli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ma questo è legato soprattutto all'amore, cioè i comandamenti non sono soltanto un'indicazione precettistica, sono soprattutto una testimonianza concreta di Dio che ci ama e dell'amore che noi dobbiamo riversare verso i fratelli, esattamente quello che in fondo è il comandamento per eccellenza di Gesù. E ancora alla fine dice Gesù nel Vangelo: chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Abbiamo in un certo qual senso la conclusione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in quest'ultima espressione, dove Gesù, invitandoci ad amare Gesù Cristo, ci indica con certezza che questo amore si riversa verso il Padre, quel Padre che ci ama di un amore infinito e quello Spirito Santo che ci permette di amare noi stessi, il prossimo e Gesù Cristo così come Lui ci ha insegnato. A tutti buona domenica.